siamo occupati, abbiamo avuto la fortuna di occuparci di qualcosa che è nato addirittura prima del teatro, perché questo teatro nasce nella sua struttura fisica nel 1813, ma voi sapete che la società dei pacchettisti nasce addirittura nel 1764 e tutti i passaggi epocali della società dei pacchettisti sono sempre caratterizzati dalla forma scritta, quindi non è stato difficile per noi andare a risalire quali erano i personaggi, quali erano le intenzioni, qual era lo spirito con cui i nostri avi hanno fondato il teatro. Il teatro, la società dei pacchettisti, non questo teatro, ma la società dei pacchettisti nasce con la nascita del Teatro del Broletto, nasce con un atto notarile che appunto è del 1764. È un atto notarile molto particolareggiato, in cui non è che si viene costituita una società punto e basta, viene costituita una società, ma in quell'atto si disciplina addirittura chi avrebbe costruito la casa del campanaro del Broletto, perché se ci pensate il Broletto in fondo è di fianco al Duomo, e questo aveva suscitato una serie infinita di polemiche sulla nascita del teatro in quel luogo sacro, quasi sacro. Quindi all'epoca c'era stato un dibattito infinito, e allora in quell'atto si stabilisce chi avrebbe costruito la casa del campanaro, chi avrebbe assunto la responsabilità nel caso di un incendio, perché all'epoca il Teatro del Broletto era tutto in legno. Ci sono clausole addirittura sull'altezza che doveva mantenere quel porticato, perché dovevano passare le carrozze. E allora, leggendo questi atti, emozionante anche solo prenderli in mano dall'archivio di Stato dove si trovano, ma si coglie veramente la visione di un'epoca. Siamo in quella situazione poco prima dello scoppio della Rivoluzione Francese. Qui c'è Maria Teresa d'Austria, che è un principe illuminato, e forse illuminati all'epoca potevano essere anche coloro che in fondo ci hanno messo del loro patrimonio, perché questa è la costante del teatro. Il teatro nasce come ente privato e continua per 250 anni, ma comunque questo per 200 anni, come ente privato. Questo è secondo me l'aspetto, diciamo così, politicamente più rilevante ancora oggi, perché vuol dire che qualche volta questo connubio tra privato che gestisce, privato che fa, e pubblico che dovrebbe fare e che fa un po' di meno, però qualche volta funziona. Perché funziona? Perché i palchettisti si sacrificano. La storia dei palchettisti è una storia travagliatissima. Negli atti abbiamo trovato addirittura che nel 1911 la società dei palchettisti va a deliberare una cosa che non avremmo mai pensato di dover trovare: la possibilità di scioglierla, la società dei palchettisti, per indebitamento, perché non si riusciva più ad andare avanti a fare l'attività teatrale. Perché questo? Perché il teatro, la lirica, non si può fare nella maniera più assoluta con mezzi propri, è impossibile. E allora deve nascere una giusta mediazione tra privato e pubblico, e qui è nata questa mediazione. È nata questa mediazione che oggi è rappresentata Righetti, che consente al teatro di vivere, ma è una mediazione che esiste da sempre, perché questo teatro si caratterizza per essere un teatro di, diciamo, di famiglie, ma comunque sempre un teatro privato. Qui ci sono palchettisti che hanno la famiglia qua dentro da 100 anni, sono 100 anni che questi palchettisti svolgono surrettiziamente una funzione pubblica. Quindi il teatro, la società del teatro nasce nel 1764, questo teatro nasce con un atto estremamente complesso dal punto di vista giuridico, è definito una permuta, ma in realtà i soggetti di questa permuta sono parecchi, del 1811, molto fece il prefetto, moltissimo, il prefetto Ismara, credo che sì, che fosse all'epoca, è il vero fautore della nascita di questo teatro. E quindi nasce il teatro nel 1811, l'idea del teatro, l'atto costitutivo, l'acquisto di questa area che all'epoca vedeva qua le rovine di un castello,
E da lì la società dei blanchettisti continua ininterrottamente attraverso una serie di statuti che noi abbiamo esaminato. Quello che potrete trovare nel libro è un esame scientificamente accurato, perché non l'ho fatto io, ma l'ha fatto il professor Leva, di questi statuti, delle loro clausole, e abbiamo sempre cercato di contestualizzare, perché saprete che il teatro nasce in epoca, diciamo in epoca asburgica del 1700, poi in epoca napoleonica, dopodiché c'è il congresso di Vienna, quindi ritornano gli austriaci, dopodiché abbiamo l'unità d'Italia e quindi entra in vigore un nuovo codice civile nel 1865, poi c'è un nuovo codice civile nel 1942 e quindi con il cambiamento del contesto normativo cambiano anche e si adeguano gli statuti. Ma una cosa non cambia mai, questo teatro rimane una comunione, così si intitola il nostro articolo, una comunione tra privati che ha svolto per 200 anni una funzione in base ai propri statuti.